Ciao, benvenuti in questo video. Come sempre, io sono Emanuele e oggi parliamo del che cosa ci possiamo trovare dentro la composizione del panettone o del pandoro. Tipici cibi natalizi e delle festività che stiamo affrontando. Ora, non so se questo video uscirà prima o dopo Natale. In caso volevo farlo uscire prima, ma non so se ce la faccio. In caso uscirà dopo, comunque, pace, nel senso, sappiamo entrambi che non è che dopo Natale di colpo non li mangiamo più, li mangeremo anche a Capodanno, per cui sbatti, in questo caso il video lo guarderete dopo o al massimo l'anno prossimo, che tanto non cambiano le cose. Prima di cominciare però ti ricordo che io mi chiamo Emanuele, questo l'ho già detto, sono diabetico di tipo 1 da più di 15 anni e sono uno studente di medicina al terzo anno che è in crisi con lo studio, con tutti gli studenti di medicina in realtà, ma questo potevo evitarmela. Ti ricordo che sul canale puoi trovare una serie di video che riguardano l'alimentazione, cosa mangiare, cosa non mangiare, quali cibi alzano di più la glicemia, perché si alza di più la glicemia, bla bla bla. In questo periodo poi di festività usciranno comunque dei video che riprendono questi concetti. Inoltre, questo sarà il primo video di una serie di playlist che raggrupperà tutti i vari cibi tipici che si mangiano durante le festività, tipo ad esempio, non lo so, per Pasqua la colomba o l'uovo di Pasqua. Esempi molto semplici, o come adesso, panettone e pandoro. Ma cominciamo subito. Allora, non giriamoci troppo intorno. Allora, alza la glicemia e fanno male sia panettone che pandoro. Questo, cioè, tagliamo la testa al toro, cioè diciamo subito, lo sappiamo entrambi, ed è inutile girarci attorno. Ed era abbastanza scontato, perché, beh, innanzitutto partirei da quelli a produzione industriale per arrivare a quelli artigianale. Ovviamente quelli a produzione industriale hanno un contenuto calorico che è generalmente maggiore, dovuto a una presenza di quantità maggiori di grassi, poi abbiamo un sacco di zuccheri, poi c'è altro zucchero nel caso del pandoro che si viene versato sopra con lo zucchero a velo. Tra l'altro, se poi voi ci fate caso, il pandoro il giorno dopo è tutto appiccicoso, si è tutto incollato, questo proprio perché è molto zuccheroso, molto grasso. E questo ovviamente determina un picco glicemico che sicuramente avverrà, specie nel caso di cenoni o pranzi tipici di questo periodo. Quindi, cosa si può fare? Innanzitutto si può, non dico mangiarne di meno di dolce, perché è una bestemmia questa, e io, chi sono io per impedirvi di mangiare del dolce? Nessuno, per cui sicuramente non è che vi dico non mangiate il dolce. Come sempre, si cerca di limare tutto quello che sta attorno. Banalmente, il caffè, senza zucchero, piatti di primo, pochino di meno, il secondo, pochino di meno, il pane, tutte quelle robe lì, gli antipasti, pochino di meno, fate un po' tipo T-Rex così, invece di prendere tutto e scofanare tutto quello che trovate sulla teglia, un po' T-Rex così e non mangiate. Ecco, questo è un po' il succo spiccio. Fate scherzi. Ovviamente, restare magari un po' più attenti a quello che c'è a tavola, oppure cercare comunque di fare attività fisica anche per aiutare il corpo a digerire, perché se mangia la quantità di cibo che potrebbe sfamare l'Africa per 6 anni in Italia durante le feste. Quindi cerchiamo di, diciamo, non dico rimanere morigerati perché è impossibile, siamo italiani e quindi alle feste si mangia, appunto, però dico magari stare un pochino più attenti su quello che si va a mangiare, questo sì, oppure si può limitare le bevande gassate o le bevande alcoliche, su cui tra l'altro trovate già dei video, in particolare su quelle alcoliche e gli effetti che questi hanno anche il giorno dopo. Per quanto riguardava invece la composizione del panettone artigianale, senza andare a aprire quella che poi è la lista degli ingredienti, che comunque un panettone artigianale, a parte che poi a seconda dei gusti probabilmente anche più buono di quello industriale, beh, cambia sicuramente il costo, però dal punto di vista della composizione è sicuramente, diciamo, fatto meglio, ovvero ha meno porcherie dentro. Cosa intendo io per porcherie? Non so, tutti i conservanti, acidificanti, quelli che servono per dargli il colore giusto, quelli che servono per darlo morbido, con tutto il burro. Tutta la roba lì, certo che c'è, non è che non c'è anche quello artigianale, cioè il burro in particolare, tutti gli altri non c'è probabilmente. Certo che c'è burro, zucchero, uova, lievito, ok, certo quella roba c'è per forza. Ovviamente se fatto però a livello artigianale ce n'è meno ed è, diciamo, più sotto controllo quello che ci butti dentro, a seconda poi anche. Allora, come avrete notato, e anche da come sono vestito io, in realtà il video si è interrotto qui perché mi sono dimenticato di registrare, quindi vi faccio
col zoom del futuro, perché ormai questo video è stato registrato poco prima di Natale, ma ormai siamo al lunedì 26, per cui cercherò di far uscire questo video il prima possibile, possibilmente già per martedì 27. Il succo del discorso era semplicemente che con un pandoro artigianale si può controllare molto di più ovviamente quello che c'è dentro, mentre con un pandoro artificiale questa cosa viene molto meno, anche perché a livello artigianale, specie se è fatto da artigiani o comunque panificio, pasticcerie che voi, di cui voi vi fidate oppure voi conoscete personalmente, direttamente, il cuoco, il pasticcere, e, o comunque ha una certa qualità, sapete che ha una certa qualità, ecco, sicuramente non avete ad esempio gli acidificanti, tutti quelli che servono per alterare il gusto e così via. Ecco, questo era il senso del discorso che diciamo non contribuiscono al favorire la glicemia, mettiamola così. Non la alzano direttamente, diciamo che non favoriscono la glicemia. Ecco, tutto qua. Questo è il senso del discorso. Ora, devo fartela io la conclusione del video, vorrei che la facesse lo zoom del passato, non si può. E su quel discorso è come sempre. Ricordati che sul canale puoi trovare una serie di video per la tua gestione del diabete. E non solo ovviamente la gestione del diabete, ma anche, non so, le terapie, video come questo, video che riguardano ad esempio i farmaci, oppure, no, più che i farmaci, che riguardano i nuovi sensori. Ed ecco. Io ho detto tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!